la tua testata. Perché dobbiamo stringere la cinghia e quindi non abbiamo più soldi per la pubblicità, dobbiamo risparmiare. Tu non hai la prova, naturalmente, del legame tra l'inchiesta che tu hai fatto con un comparto, con un settore, e la ricaduta che hai sulla tua testata da un altro comparto. Però capisci perfettamente dove è l'antifona, lo stesso per i produttori di auto e quant'altro. E come si fa questo tipo di giornalismo? Se fosse un convegno di quelli dove io faccio quello simpatico, dico si fa con coraggio, la schiena dritta, si fa avendoci degli editori che ti sostengono. Perché è inutile anche qui girare troppo intorno alla faccenda. Questo giornalismo comporta dei conti in rosso. Se fai questo tipo di giornalismo devi prendere coscienza, prendere atto del fatto che alla fine dell'anno i tuoi conti saranno in rosso, perché anche se farai il miglior giornalismo possibile in Italia, siccome non siamo anglofoni, anche se gli italiani fossero dei lettori forti, non venderemmo mai un numero di copie sufficiente a ripagare questo tipo di reportage. Quando sono stato in Libia nel 2017, e non mi davano il visto, poi adesso dopo le ultime cose neanche glielo chiedo il visto, diciamo, anzi è meglio che non ci vado, anzi se mi danno il visto non ci vado proprio in Libia.